Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio porco parlarvi di una cosa. Come al solito, il video delle 8 tratta di modifiche al codice sorgente di Fortnite, tratta degli inserimenti che il team di Epic Games quotidianamente fa nel codice appunto base del gioco in modo da inserire elementi che con il passare dei giorni potremo trovare anche noi disponibili. Innanzitutto, ragazzi, abbiamo visto ieri, mamma mia, cosa starà per succedere su Fortnite. Per chi non avesse visto il video, ragazzi, è stato recuperato un frammento di codice importantissimo, vitale per il prosieguo della season numero 5. Abbiamo scoperto, ragazzi, che il 21 agosto alle ore 16 succederà qualcosa alla crepa nel cielo. Non abbiamo idea nel dettaglio che cosa possa succedere, ma se pensiamo che nello stesso giorno sono state recuperate delle nuove parti di codice relative alla possibile neve su Fortnite, si pensa che, ed effettivamente ha molto senso, tutta la parte sinistra della mappa, in poche parole quella che prende il Monte dei Vichinghi, le spiagge snob e parte delle Montagnole, verrà ben presto innevata, un po' come è successo per la parte destra della mappa, che è stata resa a tema desertico. Quindi, ragazzi, voi state qua, noi stiamo qua, ragazzi. Con il passare dei giorni sono sicuro che ne sapremo sempre di più su quello che riguarda gli update di Fortnite. Oggi, ragazzi, come vi dicevo, abbiamo delle notizie incredibili sui regali, ragazzi. Quindi voglio subito dirvi una cosa: c'è chi parla di scambi, c'è chi parla di regali. Ragazzi, non è ancora ufficialmente chiaro nulla. Noi sappiamo solamente che nelle impostazioni del nostro personaggio, l'ultima voce a destra ha dentro una sottovoce che ci dice: vuoi essere abilitato a ricevere regali? Di default è impostata su no, noi dobbiamo metterla su sì. È l'unica cosa ufficiale che sappiamo, perché molti ragazzi anche in chat mi dicono: ma io scambio il bombarolo lucente per il T-Rex, io scambio Pinco Pallino per Pinco Marchino. No, ragazzi, dobbiamo renderci conto che non sappiamo ufficialmente se la funzione per regalare degli oggetti che abbiamo nel nostro inventario sia da associare a uno scambio con un altro giocatore, o sia puramente un regalo, perché, ragazzi, non c'è scritto da nessuna parte scambia oggetto, c'è scritto ricevi regalo. Potrebbe anche essere semplicemente che noi ci mettiamo d'accordo con un giocatore, con un amico, e riceviamo un regalo, ma non dobbiamo obbligatoriamente dare nulla in cambio. Guardate, ragazzi, mi tengo, porco Giuda, preparatevi a vedere questa immagine. Voglio vedere e leggere qua nei commenti a che cosa vi state tenendo voi. 3, 2, 1, sure cool, guardala qua. Dai, ma tutti i giorni ci fai vedere i codici. Sì. Ragazzi, questa è una cosa che è stata recuperata pochissime ore fa. Io vi parlo, me l'ha girata il Fabione, come sempre. Ragazzi, lui è il data mining che vuole in giro a smanacciare nel codice. Se andiamo a vedere, queste sono delle cartelle che
che sono apparse vicino, proprio sotto la cartella frontend. Frontend sarebbe l'interfaccia, se volessimo tradurlo in italiano. Come vedete è apparsa la cartella, cioè la gameplay c'era già, è apparsa la cartella replay, è apparsa la cartella rewards, forse è apparsa solo la rewards, non il replay. E rewards vuol dire, tradotto in italiano, regali. Come andiamo, ragazzi, a vedere di là, ci sono 5 nuove chiavi di registro che trattano esattamente i regali. Come andiamo a leggere, ragazzi, la prima voce: gifting item show q.q.asset. Allora, gifting tradotto è regalando in italiano, quindi non si parla di scambi, perché se avessero parlato di scambi, secondo me la voce della variabile del registro sarebbe stata nominata change, che vuol dire scambio, non gifting, che vuol dire regalo. Andiamo a vedere che le altre tre voci dicono item flow, qui non so cosa voglia dire, item received, che è quello che praticamente riceviamo l'oggetto, ma la cosa importante è la quinta voce, ragazzi, dove si legge gift received 01.asset. In poche parole, ragazzi, abbiamo la certezza che ci saranno, che saranno dei regali, ragazzi, che li riceveremo. Sappiamo, leggiamo anche la penultima voce, che è molto interessante, che dice gifting item card owned.asset. Vuol dire item card che probabilmente o il numero di cose che possiamo regalare è limitato, o che ci saranno magari delle funzioni per poter regalare degli oggetti ai nostri amici. Noi questo non lo sappiamo, però, ragazzi, non ve l'avevo detto, voglio farvi vedere un'altra cosa. Abbiate pazienza per i regali, ragazzi, ci siamo quasi, ragazzi, non abbiate fretta. Sono sicuro che sia una roba talmente delicata che quelli di Epic stanno lavorando in maniera perfetta. Guarda qui, guarda, non so se siano leak o, cioè, sono leak sicuramente. Non azzardatevi al momento a prendere seriamente quello che sto per farvi vedere. Prendetelo coi guanti. Il Fabione mi ha mandato queste immagini da un sito che poi si è rivelato sempre veritiero. Quindi mi raccomando, 3, 2, 1. Porco Giuda, smetto di schiacciare il tasto. Scroll, attenzione, è un po' largo. È un po' largo, ragazzi. Prot, guardalo qua. Sembrerebbe che sia stata recuperata da qualche parte. Non mi sembra una fan art. La versione femminile dello Skull Trooper, ragazzi, potrebbe essere un, come dire, potrebbe essere un input eventualmente per un possibile ritorno della Skull. Boh, non lo so, ragazzi. Io vi faccio vedere anche un'altra immagine. Porco Giuda, ragazzi, come è stata fatta la parte femminile della Skull Trooper? È stata recuperata, è fatta troppo bene, ragazzi, per essere una fan art. È stata ritrovata anche la Gold Trooper in versione maschile, ragazzi. Avrebbe un senso logico se queste due immagini fossero veritiere. Davvero potrebbero ritornare Skull Trooper e Gold Trooper in versione opposta per entrambe le skin, femminile per la Skull Trooper, maschile per la Gold Trooper. Io, ragazzi, più di così oggi non vi faccio vedere. Direi che vi ho infarcito bene di roba interessante che sicuramente vi ha fatto sfrigolare come la pancetta nella pentola. Quindi, ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi in tantissimi al canale.
e noi ci vediamo in live. Ciao!